Cos'è questo affare che ho preparato qui stamattina? È una prova per far vedere in pratica come settare il blocco dell'esposizione sulla nuova GoPro Hero 7 che vediamo montata qui sul nostro sostegno. Dietro ho applicato il cellulare dal quale riprenderò il quadro della nostra GoPro. E quindi potrò far vedere come avvengono le varie operazioni. Diciamo subito che nella GoPro Hero 7, contrariamente a quello che avveniva con la Hero 6, la possibilità di regolare il blocco dell'esposizione è molto agevolata, molto più facile. Quindi iniziamo. Abbiamo un ambiente, una stanza dove c'è una parte in ombra e una parte invece illuminata dalla luce ambientale attraverso una finestra. Ho in questo momento l'esposizione automatica e come possiamo vedere la nostra GoPro mi consente di vedere i particolari anche della parte in ombra perché adegua l'esposizione alla quantità di luce che riesce a percepire come media nell'inquadratura attualmente in campo. Ma se spostiamo la nostra inquadratura e andiamo verso la luce della finestra, vediamo che essendo in automatico la nostra esposizione avverrà per l'ambiente esterno e naturalmente resterà al buio tutta la parte della stanza non illuminata. Adesso torniamo indietro. L'inquadratura prevalente è al buio, la macchina in automatico l'adegua. Ebbene, con l'intervento sull'esposizione possiamo evitare che questo avvenga, cioè possiamo costringere la GoPro a misurare l'esposizione su una parte dell'inquadratura, sia come luce che come ombra, come avviene questo in maniera semplicissima. Con la GoPro Hero 7 basta che con il dito stiamo qualche secondo, come vedete, sull'inquadratura. È comparso questo quadratino, insistiamo ed ecco un catenaccetto. Abbiamo bloccato, diamo il via. Ok, da questo momento, se io vado a fare la mia ripresa, noterò che quando sposto, come avveniva poco fa, l'inquadratura verso la luce, lo possiamo vedere chiaramente qui, la luce non viene adeguata, cioè la macchina non espone per le luci, rimane l'esposizione che io ho bloccato e quindi posso anche andare pienamente in luce, non succede niente, avrò chiaramente tutto sparato, il bianco non lo posso gestire, ma se torno indietro con la mia inquadratura avrò la luce tarata per le ombre, quindi tutto ok. Adesso proviamo a togliere questa impostazione, quindi ho messo, come vedete, sullo schermo di nuovo il mio dito, tolgo con la X l'impostazione e quindi in questo momento la macchina è ancora in automatico. Diciamo che adesso voglio esporre per le luci. E allora cosa faccio? Se io pongo l'inquadratura in questi termini e stavolta indico tenendo premuto il mio dito, ho il catenaccino. Confermo. Adesso, se io muovo la mia videocamera e quindi cambio l'inquadratura e vado dalle luci all'ombra, come potete vedere, la macchina non reagisce con l'automatismo, resta bloccata secondo i parametri espositivi che ha calcolato sulle luci e quindi chiaramente posso muovermi all'interno e all'esterno, ma avrò ben esposto solamente l'ambiente esterno. Questo modo di gestire il blocco dell'esposizione è interessante e adesso parliamo della possibilità e di quello che succederebbe se si potesse fare anche in immersione. Diciamo subito che in immersione purtroppo non è possibile perché, come si è visto, il blocco dell'esposizione avviene mediante il touchscreen e noi sappiamo che sott'acqua il touchscreen non lo possiamo adoperare.
Quindi purtroppo la GoPro soffrirà della diversità di luce e ombra, riprendendo da dentro un anfratto verso l'esterno, quindi dove c'è un forte contrasto di luce, il buio di una grotta o di un anfratto con la luce che proviene dall'esterno, oppure quando spostiamo la nostra inquadratura dal fondale verso la superficie del mare e lì abbiamo quella immediata sensazione che ci sia una completa impossibilità di gestire bene le luci della superficie del mare, però se lasciamo qualche istante che la macchina, come dire, si adegui, allora calcolerà la giusta esposizione, però questo nella ripresa costante dal fondale, quindi più scuro, verso la superficie, non è bello da vedere, quindi dovrebbe essere evitato.